Ieri la lettera degli assessori alla Casa di Milano, Roma e Napoli, oggi una nuova iniziativa congiunta di tutti i sindacati inquilini e l'intervento dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni, perché il governo reintroduca il blocco degli sfratti per finita locazione. In Lombardia sono circa 3.000 le famiglie che corrono il rischio di finire fuori casa, tutte famiglie deboli con minori, anziani e disabili a carico. In Senato oggi il PD ha chiesto la convocazione urgente del ministro Lupi. Sentiamo il senatore Franco Mirabelli. Io credo che il governo, il ministro Lupi, ha fatto la scelta di non prorogare il blocco degli sfratti, cosa che è anche possibile, però il ministro Lupi deve spiegare come si fronteggia l'emergenza abitativa che si crea nella richiesta di audizione del ministro in commissione territorio e ambiente al Senato. Facciamo presente che il fondo sostegno affitti, il fondo per la morosità incolpevole, i 400 milioni messi dal governo per sistemare gli alloggi popolari sono tre provenienti importantissimi che non c'entrano nulla e non possono in alcun modo intervenire sul punto. Per cui chiediamo al ministro di venire e spiegarci cosa intende fare. Ho letto le dichiarazioni di Lupi negli scorsi giorni, è una scelta assolutamente legittima, però bisogna affrontare le conseguenze sociali non facendo ricadere sulle famiglie più deboli che vengono sfrattate questa scelta.